Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere le proprietà del valore medio e della varianza che vi possono tornare utili in alcuni esercizi. La prima proprietà è questa. Supponiamo di avere x, una variabile aleatoria, VA, con valore medio e di x. Allora, se voglio calcolare il valore medio di questa combinazione lineare ax più b, questo è uguale a a per il valore medio di x più b. In pratica le costanti le possiamo portare fuori quando calcolo il valore medio. Allo stesso modo la varianza di questa combinazione è equivalente a a alla seconda per la varianza di x. Notare che b sparisce perché la varianza di b fa 0. Se ci pensate bene è possibile dimostrare facilmente queste proprietà, sia utilizzando la definizione di valore medio di una variabile aleatoria discreta, sia utilizzando la definizione di valore medio di una variabile aleatoria continua. Infatti, proviamo a dimostrare questa. Sono sicura che a lezione il professore ve lo avrà dimostrato. Però dai, come piccolo ripasso, ci divertiamo insieme a vederlo. Io voglio calcolare questa speranza matematica. Vi ricordo che nel caso continuo il valore medio si trova facendo l'integrale su tutto R di x per f di x. Quindi nel mio caso dovrò fare l'integrale non di x ma di tutta questa quantità qua. Ok? Ora vado a moltiplicare i due termini e li separo già in due integrali, perché voi sapete che l'integrale della somma è uguale alla somma di due integrali. Ora ax per f di x, che è il primo integrale, posso portare fuori a, perché so che a è una costante, quindi mi trovo a per l'integrale di x f di x, che guarda caso è proprio e di x. Allo stesso modo, poiché b è una costante, posso portare b fuori dall'integrale e quindi ho b per l'integrale di f di x, ma per definizione di densità di probabilità vi ricordo che l'integrale su tutto r di f di x dx fa sempre 1 e quindi mi trovo b per 1. Ecco dimostrato facilmente la prima proprietà. Per esercizio provate a dimostrare la seconda proprietà, partendo sempre dalla definizione di varianza, ok? Bene, continuiamo con le proprietà. Siano xx due variabili aleatorie, quindi in questo caso abbiamo due variabili aleatorie con valori medi rispettivamente ex e y, allora il valore medio di ax più by si trova, come è naturale pensare, con a e di x più b e di y. Quindi anche qui è facile dimostrarlo, basta riapplicare questa formula, però in questo caso abbiamo una seconda variabile aleatoria e troviamo questa proprietà. Con la varianza la proprietà vale, questa che vedete, purché x e y siano due variabili aleatorie indipendenti. E anche qui abbiamo che la varianza di ax più by si trova in questo modo, dove a e b sono sempre numeri reali, sono delle costanti. Come sempre andiamo a vedere un esercizio pratico. Sia x una variabile aleatoria discreta con questa distribuzione di probabilità e y una variabile aleatoria definita in questo modo, 2x meno 1. Dobbiamo trovare il valore medio e la varianza di y. Chiaramente la prima cosa da fare è trovare il valore medio e la varianza di x. Così ripassiamo anche le formule che abbiamo visto nel video di ieri. Non scrivo mu. In questo specifico caso, siccome ho due variabili aleatorie, uso sempre la notazione e di x e di y, vx, vy. Quindi e di x si trova con questa formula. Devo andare a moltiplicare questi termini e troviamo che il valore atteso o valore medio di x è 0,8. Ora troviamoci la varianza, che vi ricordo è data da questa formula. Scriviamo il calcolo in maniera esplicita. Facendo i calcoli con la calcolatrice troviamo che la varianza è 0,56. Ora che abbiamo trovato valor medio e varianza di x, siamo in grado di trovare il valor medio e la varianza di y applicando le proprietà che abbiamo appena visto. E di y vuol dire e di questa quantità qua. E per le proprietà abbiamo visto che 2 lo possiamo portare fuori e b, il nostro caso è meno 1, rimane meno 1. Per cui e di x valeva 0,8, 2
per 0,8 meno 1 fa 0,6 e abbiamo trovato facilmente e di y. Ora troviamo la varianza di y, ovvero la varianza di questa quantità qua. Per le proprietà della varianza sappiamo che 2 lo posso portare fuori ed elevarlo al quadrato, quindi diventa 4, e meno 1 sparisce. Quindi ho 4 per la varianza, che valeva 0,56 e viene 2,24. Con due variabili aleatorie le proprietà sono simili. Ricordatevi sempre che nel caso del calcolo della varianza le due variabili aleatorie devono essere indipendenti per poter sfruttare la proprietà che abbiamo visto. Facciamo ora un esercizio che ci tornerà utile più avanti quando nei prossimi video introdurremo la distribuzione gaussiana. Sia x una variabile aleatoria con valore medio mu e varianza sigma 4. Definiamo z una nuova variabile aleatoria che è uguale a x meno mu fratto sigma. Se la varianza è sigma quadro, sigma vuol dire che è la deviazione standard. Questa variabile aleatoria z, ricordatevelo questo nome perché lo vedremo più avanti, si chiama variabile standardizzata e la useremo appunto negli esercizi sulla gaussiana. Dimostriamo che il valore medio di z vale 0 e la varianza di z vale 1. Infatti la variabile aleatoria z si chiama standard proprio perché ha questa proprietà, valore medio 0 e varianza 1. Applichiamo la proprietà che abbiamo visto, quindi calcoliamo il valore medio di z, vuol dire calcolare il valore medio di questa quantità. Mu e sigma sono dei numeri reali, quindi posso dividere tutto per sigma. Per la proprietà di linearità questa si può spezzettare così: 1 fratto sigma è una costante, possiamo portarla fuori. Ora e di x, il valore medio di x sappiamo che vale mu, e di mu noi sappiamo che quando ho una costante il valore medio di una costante fa la costante stessa, quindi mu, e ho dimostrato così che il valore atteso di z è 0. Andiamo a trovare ora la varianza di z. Come sopra la dividiamo e per la proprietà della varianza sappiamo che 1 su sigma portato fuori diventa 1 su sigma quadro. Questo per noi è una costante e sappiamo che la varianza di una costante è 0. Ora io so che la varianza di x è sigma quadro e quindi sigma quadro e sigma quadro si semplifica e viene 1. Sappiamo quindi che quando utilizziamo z, la variabile aleatoria standardizzata, questa ha sempre valore atteso uguale a 0, varianza uguale a 1. Ricordatevi questa cosa perché ci servirà nei prossimi video. Ok ragazzi, questi sono gli esercizi per mettervi un po' alla prova. Li ho presi da alcuni libri di università. Ho cercato di prenderli misti, spero che non siano troppo facili ma nemmeno troppo difficili. In caso fatemelo sapere in chat. E anche per oggi siamo arrivati alla fine. Mi raccomando, allenatevi, allenatevi, allenatevi. Potete avere il migliore insegnante del mondo, potete capire tutto dei miei video, ma se non fate pratica non serve a nulla guardare soltanto. Vi ho sempre detto che io sono la vostra coach, il vostro personal trainer, e come tutti i personal trainer ci vuole la teoria e poi dopo mettere in pratica, ok? Fatemi sapere qui nei commenti come sono andati i vostri esercizi. Scrivetemi anche se c'è qualche esercizio che non vi viene o, come è successo qualche tempo fa, di cui ho sbagliato la soluzione, ma voi ve ne siete accorti subito, bravissimi. E se volete vedere altri video di questo tipo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi saluto con il mio solito motto: se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.